Allora, il senso di questa riunione, che mi era stato comunicato, era quello di avere un orientamento unitario. Cioè, al di là delle posizioni del Comitato Politico Nazionale, di questo catacombale Consiglio di Presidenza del Partito Radicale Transnazionale, che spesso ci fa soffrire perché dimostra tutta la nostra, perché è facile dire loro, noi, no, la nostra impotenza, non è di tutta l'area radicale. E la compagna che ha convocato questa riunione mi ha segnalato una esigenza che io avverto tra tanti compagni, che è quella, il termine sarà comunista, ma è una esigenza unitaria. Ora Piceno magari se lo sente, un'esigenza unitaria legata a cosa? Non a un sentimento di umanità, che pure deve essere alla base dei nostri rapporti, di rispetto, non dico di amicizia, ma quantomeno di rispetto, ma perché la situazione è tale per cui noi rischiamo, al di là delle nostre individuali, delle nostre condizioni individuali, che fra un anno, io lo dicevo ai radicali calabresi, facciamo un'associazione, perché fra un anno rischiamo di trovarci tutti e due con le ruote sgonfie, tutte e quattro sgonfie, non avremo né l'uno e né l'altro. E quindi rappresentare ai compagni dirigenti, perché secondo me sono stati eletti al Comitato Politico Nazionale e sono i compagni dirigenti, io non mi preoccupo di questo termine, che c'è anche una posizione che vuole provare, lo sento tra i singoli iscritti, a ricomporre una frattura, che è una frattura che non è avvenuta su basi politiche. Io intervengo, al di là della qualità di Antonio, che è in discorso, intervengo in netto dissenso dalle posizioni di Perfetti. Perché dico questo? Allora, torniamo un attimo, facciamo un attimo, riavvolgiamo il nastro, ma poi entro nelle cose che tu hai. Bene, partiamo dalle Bibbie. Congresso, a mio avviso legittimo, io decido di votare per la minoranza per il semplice motivo che non viene inserito nella presidenza del compagno sbagliato del passaggio del giovedì, un gesto di assoluta intolleranza da parte di chi gestiva, diciamo, il congresso. Usciamo dal congresso, come ogni congresso c'è stata veramente qualcosa di non lineare, e diciamo, e ci diciamo tutti, guardate, che se deve continuare una divisione, queste divisioni dobbiamo, soprattutto come minoranza, non limitarci ad aspetti statutari, ma ad aspetti identitari, cioè cercare di spiegare perché noi siamo in minoranza e i compagni invece hanno accentuato quella dimensione che noi definivamo monotematica delle carceri e della giustizia. E dopo questo passaggio avviene il nostro congresso, il congresso dei radicali italiani, dove oltre a una sessione sulle questioni che tu dicevi di grandissima qualità, purtroppo, ma ci sono dentro anche io, non è che voglio dire purtroppo non è emersa una netta e chiara presa di posizione, forse lì dovevamo dare una sessione sulle questioni istituzionali. Perché se poi noi dopo, quindi abbiamo parlato di Le Bibbie, congresso a mio avviso legittimo, hanno vinto legittimamente, poi c'è stato il nostro congresso, poi abbiamo il referendum. Bene. Se un ipotetico drone politico potesse consegnarci le immagini del sabato del villaggio radicale, compreso quello di Perfetti però, e compreso il mio, ritina e Naffia, i nostri giovani dirigenti vanno a chiedere, ad ascoltare da Verhofstadt, se non sbaglio, gli ultimi colpi di un liberismo che ha perso, un pensiero economico liberale che alla prova dei fatti ha fallito. Staderini, carissimi compagni, faccio i nomi e lo dico perché sono compagni alle quali c'è grande affetto, stima, Staderini che ci ricordava le sconfitte
nei vari passaggi, un po' come quell'allenatore che rivendica il possesso palla ma perde tutte le partite, no? Abbiamo perso qui, abbiamo perso lì, abbiamo perso lì, il rule of law alla romana, no? Noi facciamo, ci rivolgiamo al diritto perché siamo convinti che batteremo il PD e tutti i suoi grandi attacchi alla democrazia con le sentenze, mentre invece a mio avviso noi dovevamo dire stare apertamente dalla parte delle riforme e del rinnovamento, perché caro Antonlivio, l'estremismo ha preso la strada, il massimalismo ha preso la strada dei 5 Stelle e quello era l'approdo, come infatti al nostro interno c'è tanto rancore, non è vero che nell'area quel movimento lì tra i tanti 5 Stelle trovi tanti ex democroletari, trovi tanti radicali che pensano che quella sia la fuoriuscita da questa situazione. Grazie caro Antonlivio, ci sono 14 indagini su Oliverio, ma prova a gestire tu la regione Calabria, prova a gestire tu con i nostri corregionali questa regione, è troppo facile dare la colpa al PD, e torno alle questioni. Quindi io vorrei, al contrario di Antonlivio, che abbraccio affettuosamente, perché veramente quello che ha detto è vero, la sua battaglia, al contrario di Antonlivio credo che questione immigrazione. Noi avevamo, correggimi, una baraccopoli sulla sponda del fiume, il Busento, quella era una. Un sindaco di centrodestra, nemmeno tanto con demagogia ruspista, 2 anni fa decide di farla saltare, giustamente, anche perché c'erano dei passaggi sanitari. L'ASP li spostano verso una stazione ferroviaria, dopodiché tutto termina perché a quel punto non si capiva più quali erano le competenze. Bene, io credo che liquidare la legge, chiamiamola Minniti così ci comprendiamo, la legge Minniti come una specie, Saviano ha le sue esagerazioni, ma come qualcosa che lede i diritti dei cittadini, vuol dire dimensionare l'area radicale nell'area del, oramai dell'estremismo, della sinistra, diciamo sinistra-sinistra. Mentre noi abbiamo detto, dopo la Bibbia, noi vogliamo essere classe dirigente, non residuale, non interessa continuare a dire come siamo bravi, abbiamo perso tutte le battaglie, no, noi Riccardo, dobbiamo essere popolari, non impopolari, io voglio il consenso, vorrei il consenso delle persone, non il fatto che come al solito ci prendono. Dunque, a quel passaggio delicato, a quel punto che facciamo, tutte le diverse etnie occupano il centro storico di Cosenza. È vero o non è vero, Antonio? Gran parte. Case disabitate, case abitate, assolutamente nell'illegalità, e in quel passaggio il sindaco non gliene importava nulla poi di porre le questioni legislative. In quel passaggio c'è stato un problema. E ora chi interviene? Il centro storico di Cosenza, uno dei centri storici più belli della Calabria, è stato deturpato da questa invasione. Allora chi interviene? Allora se io trovo uno spacciatore che mi occupa una casa e gli do una mini daspo di 48 ore, è possibile che stiamo parlando di fascismo? Se non si può intervenire, stanno devastando i monumenti, stanno inzaccherando, perché ci sono i writer e i sottowriter, non ci sono solo i grandi, ci sono quelli più. Bene, il fatto che i sindaci possano intervenire con dei provvedimenti, io non lo vedo assolutamente come una cosa antidemocratica. Mi dispiace dover dissentire con la compagna Bonino, mi vergogno un po', però ve lo devo dire. Quindi, attenzione, perché noi dobbiamo essere popolari, attenzione a non solleticare a noi questo vittimismo dell'eterna sconfitta, noi dobbiamo andare a diventare parte dirigente di questa
e l'interlocutore, volendo o nolente, si chiama Nuovo Partito Democratico, volente o nolente, perché non abbiamo altri interlocutori, non per andare a chiedere lo strapuntino, ci mancherebbe, ma con le idee. Lo stesso Bianco che è intervenuto alla nostra manifestazione ha confermato che il decreto Minniti dà delle risposte a questi problemi, quindi non si tratta di forzature o di problemi elettorali, si tratta di risposte che riguardano la sicurezza, e la sicurezza deve riguardare anche i radicali, non parlo della sinistra, deve riguardare anche i radicali, ma non può essere Minniti a organizzare poi le tecniche di accoglienza, sono altri settori. E io sono certo che tenendo aperto dei canali di interlocuzione con il Partito Democratico, perché non mi piace dire l'area della sinistra, no, il Partito Democratico, sono certo che troveremo altri spazi, ammesso che l'area radicale post Pannella, con tutto il rispetto, si renda conto che non è possibile che ci sia in Rita Cappato, Maggi, no, non è possibile, sono tutte battaglie radicali. Io vorrei che Riccardo lanci un messaggio, andiamo tutti alla marcia, che è scritto, che non è scritto, io sono scritto al Partito Radicale, andiamo tutti alla marcia con le nostre idee, con le nostre bandiere, perché quegli argomenti che pure noi, non, la critica non è del tutto infondata, ma state facendo miracoli per quelle che sono le vostre forze, le vostre forze, state facendo miracoli, però quegli argomenti della giustizia, delle carceri, delle cose, sono anche i nostri argomenti. Quindi io vorrei che da Cosenza superate le divisioni, da Pizzo superate le divisioni, le contrapposizioni, le cose, ci sia non un appello retorico, ecco, ma ci sia anche, come dire, un invito a quel principio di realtà che deve guidare chi fa politica.